Ciao a tutti, io sono Ambra Moriconi di Progetto Graf. Sono la referente e la responsabile del teatro per educatori e sono operatrice teatrale da tanti anni. Faccio laboratori e spettacoli per bambini nelle scuole, nei teatri, nelle strade, dove serve, dove mi capita. Su questo mio lavoro di teatro in educazione vorrei condividere alcuni spunti. E oggi lo vorrei fare a partire da uno degli elementi più semplici che noi abbiamo come strumento di lavoro, e cioè le nostre mani. Mi è capitato spesso di proporre a scuola nei laboratori degli esercizi, dei giochi di trasformazione con il corpo, in cui ho chiesto ai bambini sia della scuola dell'infanzia che della scuola elementare, in realtà anche agli adulti, agli educatori, di trasformarsi con il corpo in alcune suggestioni che io gli do, quindi in oggetti, in mestieri, in emozioni. Mi capita di chiedere di fare le teiere, le sedie, la rabbia, la felicità, i piloti, le insegnanti. Quando chiedo di fare le insegnanti, gli insegnanti sono tutti così. Con questo dito, in questo modo. E questo mi ha fatto molto pensare. Più che altro mi ha fatto vedere con i miei stessi occhi un loro punto di vista, un punto di vista dei bambini, quello che loro vedono di noi, cosa rimane loro impresso. E mi sono iniziata ad osservare me stessa e anche gli altri adulti intorno nei confronti dei bambini. E hanno ragione, è vero, noi utilizziamo tantissimo questo gesto, ma anche questo gesto, facciamo di no con la mano e ad esempio non facciamo di sì con la mano. Ci sembra un gesto buffo, innaturale, non è un gesto condiviso e riconosciuto. Quindi che succede? Che noi enfatizziamo delle emozioni che sono già forti per loro da assimilare, dei limiti, degli obblighi, degli ordini, e magari non lo facciamo con gesti più accoglienti, più d'aiuto. Invece i gesti fanno anche questo, le mani possono dare aiuto, possono accogliere, possono giocare con i bambini, non solo minacciare, non solo ordinare, non solo limitare. I gesti accompagnano, enfatizzano, a volte sostituiscono le parole e quindi sono molto importanti. E quindi un educatore, soprattutto un educatore che utilizza il linguaggio teatrale, dovrebbe farci più attenzione. Quindi noi come le usiamo le nostre mani? Abbiamo la consapevolezza di quanto queste comunichino, oltre alle nostre parole, al nostro viso, insieme a tutto il nostro corpo? È, dicevo, un tema teatrale centrale, l'uso del corpo come linguaggio, come ulteriore elemento di comunicazione e non solo come strumento asettico, come accompagno, come involucro. È un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni e di interpreti, e quindi facciamoci attenzione un po' di più. Io questo mi sono detta da sola: facci attenzione a come utilizzi le mani con i bambini e poi anche giocaci di più. Utilizziamo le nostre mani come risorsa creativa, come elemento, come, non solo come accompagno, dicevo, come gioco, come che cosa? Adesso io vi farò vedere alcuni dei giochi che le mie mani possono fare con le mie mani. E poi però ci sono tante cose che si possono fare, giochi di tatto e contatto, utilizzare le ombre, utilizzare dei ritmi diversi, dei silenzi, ognuno in base al proprio contesto, al proprio gruppo, all'orario, alle possibilità, può utilizzare e pensare il proprio progetto e utilizzare le mani come strumento al meglio. Ognuno poi può inventarsi infiniti modi di utilizzare le mani e tutto il corpo in questo senso. Ora partirò da uno dei giochi che mi ha suggerito un bambino di 2 anni in tempo di quarantena, quando non c'era più niente da fare e non si sapeva più che cosa inventarsi, e invece sono nate le sue amiche seppie. Ora le faccio conoscere. Ta-da! Ciao, io sono Seppia sorella e lui è Seppia fratello.
Ciao a tutti! Come stai, amico fratello? Oh, amico o fratello? Oh, ma insomma, ma che se ne importa, che se ne importa? Scusa, sono un po' rintronatella perché in questi giorni sto troppo chiusa dentro casa. Hai ragione pure tu. Siamo sempre chiusi dentro casa. Però di cose da fare ce ne possiamo inventare tante, tante. Vabbè, va, adesso è meglio che andiamo a giocare di nuovo con il nostro amico bambino. Sarà meglio. Ciao! Ciao! Oggi ho portato con me un occhiale speciale che ci aiuterà nelle trasformazioni. Dovete sapere che ha un potere magico. Lui ci fa vivere tutti i personaggi possibili e immaginabili nella storia di tutti i personaggi possibili e immaginabili dell'universo. È un occhiale fantastico. Ad esempio, se io lo indosso, improvvisamente parlo così! Oh, ma che cosa è successo alla mia voce? Aspetta, che cos'era? L'avete sentito anche voi? Era una cosa... sembrava un orco, sembrava un omone grande, ma io non lo so. Scusa, io non ho capito, ma che cosa? Ma chi era? Sembrava un gnomo, ma chi? Che cosa sta succedendo? Non capisco, ma io se mi metto gli occhiali... Eccola, la voce, sta tornando, wow! Un grandissimo classico dell'uso delle mani con i bambini ovviamente è l'uso di burattini, si può fare in tanti modi, esistono diversi tipi di burattini a mano, a dito, e io ne ho tanti, oggi ve ne voglio presentare uno e con lui ci salutiamo. Vieni carciofino, carciofo si chiama. Lui è un grande amico dei bambini della scuola dell'infanzia. Si piacciono molto. Così, in diretta, lo mettiamo. Sacri. Ciao, carciofo. Ciao, Abra. Come stai? Oh, molto bene. Si stava un po' stretti in quella scatola là dietro, eh? Lo so, ogni tanto ti devi anche riposare, anche tu. Questi giorni non li vediamo tanto i bambini. Però, ecco. Ah! Ma chi è? Non lo so, chi vorrà ascoltare? Ma questa è una cosa super stranissima, dove sono i nostri bimbi? A casa. Uffa però! Vabbè, insomma, dai, però presto torniamo a vederli, va bene? Sì, io non vedo l'ora di vedere i miei bimbi bombosissimi. Oh, insomma, ecco. Ciao a tutti, io voglio andare a vedere i miei bimbi. Sì, stai calmo però, ok? Non c'è mica bisogno di diventare subito mattacchione. Ecco qua. Ok, eccoci qua. Grazie per aver ascoltato fino a qui. Alla prossima. Ciao, saluta. Oh, io? E tu? Ma io proprio io? Chi se no? Va bene, vado. Ciao a tutti!